Finalmente, dopo un mese esatto, 7 luglio, oggi 7 giugno, erano stati sequestrati dai libici i tre pescherecci mazzaresi con i 19 uomini di equipaggio. Il primo peschereccio a rientrare intorno alle 22 di ieri sera è stato l'Antonino Sirrato, che è alle mie spalle. Poi è stata la volta del maestrale e quindi del Boccia Secondo. Inutile dire che qui al Porto Nuovo di Mazara c'è una gran folla di persone, parenti, amici e curiosi, e c'è stato infiniti abbracci, lacrime e chiaramente applausi ogni volta che la barca entrava. Uno spettacolo emozionante, non poteva essere diverso, perché questi 19 uomini di equipaggio esattamente sono mancati per un mese, per libertà vigilata, e poi sono mancati altri 28 giorni prima per la questione della battuta di pesca. E questa chiaramente questa sera è una gran festa qui per la marineria di Mazara, c'è una grande confusione, ma è una bella confusione tutto sommato in questa calda sera di luglio. Ringraziamento al signor Perlotta che è venuto a bordo a dire allora non preoccupate, certo, noi stiamo tranquilli. L'indomani è venuto, dice ragazzi, dice vi do una buona notizia, che a mezzogiorno sarete tutti liberi. Noi ci siamo rallegrati tutti, dice, però prima che ci ve ne andate dice, dobbiamo fare una foto assieme. Dice, perché no? Non ricordo. Invece a mezzogiorno sono venute delle sempre non militare, dei pirati, e ne hanno ordinato di portarci a terra. E ci hanno messo Don Fiorino, 13 persone, perché anche se faceva una curva bruscamente, non ci possiamo muovere nessuno, perché erano uomini di acciughe messe, capito? Poi ci hanno portato ai carceri, appena siamo arrivati ai carceri, hanno tolto, perché dalla stanza dove ci hanno messo a noi c'erano degli africani, egiziani, turchi, praticamente hanno sgombrato a loro e ci hanno messo a me. Ci siamo inghiottiti, il sudore, perché non c'era né brandy né niente, erano tutte per terra, buttate. E ci siamo inghiottiti, il sudore, dormivamo, tutto con le camicette così, perché c'erano scarafaggi, zanzare. Il cibo faceva schifo. Quanti giorni siete rimasti così? 6 giorni. Infatti poi ci hanno portato al tribunale. Al tribunale, scusate che lo devo dire, perché il console si è incazzato, perché io ho avuto un malore che mi sono sentito male. E infatti c'era l'ambasciata, e gli ha detto, dice, mi state rubando dei panni, dice, c'è il nonno che sta morendo, perché io ero sciocco e tutto. Mi hanno portato all'ospedale, infatti loro mi volevano portare all'ospedale, invece il console ha detto no, deve andare a Settebello. Mi hanno portato lì, ho trovato una suora, mi hanno ricoverato, mi hanno rincontrato quello che c'era. Sono stato 5 giorni all'ospedale e più o meno demesso. I miei compagni sono stati demessi dalla camera e poi l'undomani sono andati di nuovo al tribunale per fare il processo. Gli hanno cambiato la stanza, dalle 5 stelle l'hanno mandato alla stanza 7 stelle e hanno passato delle cose più peggio di prima, perché non c'erano né finestre, c'erano solo le cancelle, le sbarre di ferro e il resto non c'era più niente. Questo è... Ma il maestrale quindi è stato sparato? Sì, perché loro sono saliti a bordo e li hanno sparato. Infatti se lei guarda, ciao. Se lei guarda sulla destra, quando sale di poppa verso la destra, c'è un buco dalla lamiera e tante buchette pure, che infatti gli hanno sparato, gli è scappato un colpo e l'ha strisciato
al capitano Gaspare e l'hanno portato all'ospedale. Non gli hanno riscontrato niente, una piccola frattura, contusione. Ma si dice però che negli ultimi tempi avete fatto amicizia con questi miliziani libici, insomma c'era un po' di rispetto fra di voi, o no? No, non è vero niente, sono tutte bugie, perché infatti loro praticamente neanche i magistrati comandano più, perché ognuno che si alza prima comanda. E noi eramo tutti minacciati con le mitre, perché appena noi facevamo un brutto sbaglio, infatti sparavano. E io, pazienza, mi devo stare a bordo, perché non possiamo muovere da bordo. È il motorista, mi pare. Il cuoco sono io. E praticamente quando parlavamo con i familiari parlavamo di nascosto. E no, perché appena di avere... Ma questo pure negli ultimi tempi, negli ultimi giorni? Sì. Sempre così. Grazie sempre al consolo e alla presenza, che sono i collaboratori, che ci hanno dato un telefonino e abbiamo telefonato con quello che ci ha dato il consolo. Ormai è tutto finito. No, perché dopo gli altri eravamo liberi, pronti per andarcene a casa. Infatti appena siamo arrivati all'ora di andarcene, hanno svaleggiato tutto, non c'è né rete né portone, niente. A noi ci hanno tolto 5 rete, 4 portoni. Allora, giustamente, hanno preso, perché noi eravamo liberi, hanno fatto 40.000 euro di danni. Appena arrivato a Chianano a bordo, noi era a prua, non sapevamo, ho visto, si sentiva scuso, pom pom pom, ma so qui, e c'è Samir, un tunisino, mi ha detto, dice, e mi batteva gli approva, non aveva visto niente, allora, ma cosa c'è, mi ha scappato qualche filo a fuoco, faceva pom pom pom, pom. Faceva, ma so qui, qualche filo a fuoco, e faceva, un esce fuoco, dopo un momento che affacciava, e ho visto a quello che aveva un cutello, un mucco, un fucile, già aveva chiamato a bordo, e cominciato a sparare. Quindi hanno sparato pure da bordo, diciamo. Sì, a bordo, infatti abbiamo trovato due cartucce a bordo stesso, noi. Quanti erano? Tre persone. Tre persone? Cioè tre persone sul gommone, in pratica hanno sequestrato tre pescherecci, che sul 90 metri. Sì. Ma insomma una cosa assurda, va. Anche 5 metri, la lancia. Di vedetta italiana ne avete visto? No, non c'è niente, la vedetta italiana dopo non c'è niente. Ma cosa vi hanno detto? Vi hanno detto qualche cosa in italiano? Vi hanno detto qualche cosa che voi avete capito? Insomma, come avete capito che dovevate seguire? Andate, diciamo, a cosa si chiama? A Bengas. Ecco, diciamo che erano a Bengas. Con loro dietro? Sì, no, ripuntava sempre, faceva tutto... Agli la puppa, tutta giocata in terra, sì. Così agli la sparano. Gli occhi dicono che siete felici, però insomma sì. Il pericolo è passato adesso. Ma come sì, è passato, trascorso? Però abbiamo passato male. Ce lo può raccontare? Perché siamo stati pure in galera, quindi è come hanno visto i pezzettini di quattro rotte e cose. E c'è stato uno, un soldato è stato in galera e fanno pure un soldato. Sì. Hanno visto queste cose alla televisione, hanno trasuto pure a Cammarone e ha detto, dice, stasera, dice, facevano a queste italiane, dice, tagliamone il collo. Dopo ci ha detto all'altro tunisino, dice, a questo gioco si comincia a caimare, dice, si capisce parlare, dice, ora ci pensiamo noi. E così ce l'hanno pensato loro, e così ci hanno toccato, dice, ho fatto le italiane e cose, che hanno a fare a che cosa la società, cose miste. Non si può essere, certo. Diciamo, a queste italiane. Guardi, io so una cosa, lei tra pochi giorni porterà all'altare suo figlio, vero? Sì. Ed è bello che è ritornato oggi. Ah, certo. Ma l'ha rinviato, matrimonio l'ha rinviato. Qua sono il figlio. Ecco. Io so. L'ha rinviato. Abbiamo fatto, diciamo, per mio papà questo e l'altro, facevo io. E quando ti sposi? Io mercoledì giorno 11 mi sposo. E l'ha rinviato, mi pare, per il vescovo, perché c'è stato il vescovo nel mezzo, mi pare. No, pure per noi che abbiamo fatto, diciamo, una cosa che io volevo mio padre e mio matrimonio, non sarebbe stato giusto. Allora è contento? Cioè, il minimo sarebbe, no? Adesso deve pensare solo a godersi il figlio e la festa, ok? Auguri, grazie. Grazie.
Io ci ho messo poco, insomma, solo l'interessamento, la vicinanza, particolarmente alle famiglie, oltre che a loro, l'ho sentiti più volte anche per telefono. Abbiamo trepidato tutti perché la vicenda è diventata sempre più complicata e difficile con il passare del tempo, quindi la soddisfazione per questo ritorno stasera è veramente grande, perché le condizioni non autorizzavano facili ottimismi. Comunque ci siamo riusciti. Che esperienza ci lascia questa situazione vissuta da questi marittimi? Ma questa esperienza ci dice che dobbiamo stare molto attenti, perché in questo momento il Mediterraneo è un mare assai rischioso e soprattutto in Libia ci sono delle condizioni che ancora non hanno consolidato i frutti della rivoluzione. Ieri sono state le elezioni, speriamo che con la nuova costituente si chiarisca un po' il quadro politico e si abbia la possibilità di una interlocuzione politico-diplomatica che consenta finalmente di mettere mano all'annosa questione delle acque. Il problema serio è che tra Bengasi e Tripoli, insomma, sembra due stati diversi. Questa comunque è una questione interna nella quale conviene andare con molta delicatezza, perché non ci si può schierare né si può entrare in una vicenda che riguarda proprio l'equilibrio interno delle due regioni. Indubbiamente l'auspicio è che presto l'autorità di Tripoli possa ristabilirsi su tutto il paese in modo tale da assicurare veramente il ristabilimento dell'ordine e della pace nell'interesse di tutti, nell'interesse interno dei libici e anche nell'interesse internazionale del nostro mare. Come mai così poche persone, anche se erano miliziani armati, avessero potuto, insomma, sequestrare 19 persone con tre imbarcazioni del genere? Oggi abbiamo saputo che vi hanno pure sparato. E lei di fronte a un paio di bazooka e bomba a mano, non lo so se uno dovrebbe rischiare la vita, non ne vale la pena, perché infatti al maestrale hanno sparato un paio di colpi così di mitra, però erano armati fino ai denti, bombe a mano, bazooka, basta un solo colpo, andare a barca a fondo, ci vuole niente, non ne valeva la pena. Visto in questi giorni, dal 7 giugno fino a oggi? E dal 7 giugno fino ad oggi la cosa più brutta è stata i primi giorni, che ci avevano detto che ci portavano in tribunale, invece è stata tutta una balla, ci hanno portato direttamente in carcere. E in carcere, non lo so, gente come noi, onesta, lavoratore, trovarsi di fronte a criminali, gente che ha 10 omicidi alle spalle, terroristi, chi ti guardava in una maniera, chi in un altro modo, chi ti minacciava, non lo so se è tanto bello. MP, bombe a mano, tutto quello che poteva essere su un'imbarcazione a 6 metri. Ci hanno sparato, sia il maestrale è stato colpito, non abbiamo fatto nessuna resistenza, non siamo scappati, fermi sul posto, sono saliti a bordo del maestrale Boccia Secondo. Da noi fortunatamente non c'era nessuno, quindi ho avuto la prontezza di chiamare Mazzara tramite un amico mio che sta sul Nuovo Lorenzo. Ciao. E poi avvisare le autorità marittime di Mazara del Vallo. Essendo da solo, nessuno a bordo dei miliziani, ho potuto così chiamare il capitano di Mazara. Quindi verso le 6 circa siamo diretti nel porto di Bengasi. Siamo arrivati alle 11:30. Quando siamo entrati come se hanno preso un trofeo. Tutti con le telecamere. Sì. Ma non. Sono saliti a bordo addirittura tutti armati, pronti a sparare.
è stato un momento di panico. Per noi non tanto, ma sulle due barche è stato... Lei è uno di quelli che è andato in galera? Cioè sì, sfortunatamente sì. E spero che l'Italia sappia come ci hanno trattati sia dal primo giorno fino all'ultimo. Le condizioni dove eravamo erano nel massimo degrado totale, di pulizia, di igiene, con le zanzare, le mosche, i pidocchi e tutto, buttati per terra per 5-6 giorni circa. E la pulizia non si può nemmeno sognare. Il mangiare non c'era, perché non ci davano da mangiare né da bere, niente. Tramite il console Guido De Santi da Bengasi, che lo ringraziamo tantissimo, abbiamo cercato di superare questi 5 giorni in carcere. E poi dopo il 5° giorno ci hanno portati fuori, sempre grazie al console, e ci hanno riportato sulle barche, dove eravamo trattati malissimo. Ma della vedetta italiana non c'è traccia, insomma? No, le vedette italiane non si sono mai viste, sia dal primo giorno fino all'ultimo, e penso anche le TV italiane non si sono viste. A chi lo sappia, non hanno mai parlato di questo evento successo, sia Rai 1, Canale 5. Quello che posso raccontare è stata un'esperienza bruttissima e ripeto di nuovo, credo che l'Italia non abbia più contatti con questi paesi libici, che non sono delle persone, sono animali, perché essendoci stato so cosa vuol dire stare un giorno, due giorni, un mese a Bengasi. Senta, ma come eravate trattati al porto di Bengasi quando siete usciti, quando siete ritornati, diciamo, vigilanza armata sempre? Sì, sempre armata, di fucili, bomba a mano, tutto quello che si può immaginare, e poi trattati da 10 miliziani che non contavano assolutamente, nemmeno la sua presenza contava, ma essendo armati tenevamo un passo indietro rispetto a loro. E questi cocci che hanno trovato in questa fantomatica borsa? No, non sono nemmeno, sono delle piccole anfore, ma sono tutte spezzate, solo il collo, quindi non avevano nessun valore. La Libia, quando le hanno viste, hanno dato un valore di circa 1.300.000 dinari, una cosa assolutamente impensabile. Allora che hanno chiamato un esperto libico per dare un valore a queste diciamo, piccole anfore, tra virgolette, che ha dato un valore di poco valore. E da quel momento un pochettino la cosa è cambiata riguardo al maestrale, perché non so se avete sentito, i primi giorni la volevamo sequestrare per queste ampole che non avevano nessun valore. Invece, mi scusi, quando voi siete partiti anche a voi hanno preso l'armamento, hanno preso tutto quello che c'era in barca oppure... Sì. E allora, dopo che è stata data la sentenza del giudice, l'ultimo giorno, credo che in Italia dopo la sentenza... si applica quello che c'è scritto su un protocollo, loro no, perché arrivando su porto, che dovevano andare via, ci hanno tenuti altri 24 ore, quindi siamo partiti l'indomani e ci hanno sequestrato tutti i divergenti di tutte le imbarcazioni e in più le reti da pesca, tutto quello che poteva servire per una battuta di pesca, anche se non andavamo in pesca, ma ci siamo detti a Mazara del Vallo, quindi... E fino all'ultimo momento hanno chiesto tutto, quindi... Comunque siete qua, siete ritornati. Forse siamo stati fortunati perché non pensavamo di andarcene. Sì, erano malissimo messe le cose. Grazie sempre al console e ai suoi collaboratori. Ringraziamo a tutti, a loro, non all'Italia. Ringraziamo solo al console e alle persone che sono state vicine, anche Giovanni Dumbiolo. Si è concluso quindi in un clima festoso il ritorno delle tre imbarcazioni di 19 marittimi. Fino a notte alta sono rimaste tutte sulla banchina
del porto di Mazara a festeggiare, ad incontrarsi, ad abbracciarsi. Ci sono state delle scene veramente commoventi. Abbiamo sentito il racconto di alcuni marittimi di ogni imbarcazione, che in pratica sono state tutte uguali, perché hanno raccontato le amarezze che hanno subito nel carcere di Bengasi e le amarezze che hanno subito successivamente fino all'ultimo momento, quando addirittura hanno preso pure le reti e gli attrezzi di pesca da ogni peschereccio. Meno male che sia finita comunque così, malgrado tutto e malgrado un mese, diciamo, di prigionia vigilata, ma comunque è stato importante il fatto che siano finalmente ritornati, sono a casa e quindi tutti a casa ormai si ricongiungono con le proprie famiglie. Tra l'altro abbiamo sentito pure il capo del peschereccio maestrale che può assistere al matrimonio del figlio, che sarà celebrato mercoledì.